Siamo fuori dall'istituto Apolloni, siamo venuti qui per incontrare il preside Samuele Giombi perché con lui vogliamo capire qual è la situazione in questo momento con la didattica al 100% da casa per gli studenti delle scuole superiori fanesi. Siamo in attesa oggi di un nuovo DPCM che probabilmente in serata o domani sera sarà pubblicato. In ogni caso, per ora l'ordinanza regionale prevede questa didattica a distanza al 100%, quindi le nostre classi sono al 100% a distanza e quindi attraverso forme di videolezione. Ci sono però alcune eccezioni a cui dobbiamo in qualche modo ottemperare. L'ordinanza prevede che sia possibile svolgere verifiche scritte in classe. Quindi stiamo adesso verificando la possibilità di farlo con delle turnazioni per evitare che ci sia una concentrazione eccessiva di presenze contemporanee. E poi l'ordinanza stessa prevede anche che ci sia invece una forma di svolgimento di attività didattica in presenza limitata ad alcune situazioni specifiche che sono attività di laboratori, quindi quegli indirizzi di studio che hanno laboratori particolari. Poi dobbiamo anche, alla luce dell'ordinanza, tutelare situazioni di particolare fragilità di studenti o di bisogni particolari di studenti. Pensiamo agli studenti con disabilità, ai quali abbiamo il dovere di offrire l'opportunità di una presenza fisica a scuola, quindi questo lo stiamo già facendo. Nel Medioevo si chiamavano fabbriche queste forme di continua, diciamo così, intervento in fiere, in divenire. Oggi li chiamiamo in altro termine, diciamo in qualche modo è un po' una fabbrica continua quella a cui siamo in qualche modo addetti da qualche settimana.